Sono ormai quanto direi e figli degli studenti del centro Abiathar. Voi siete i miei fratelli, siete le mie sorelle. Time. Adesso noi siamo qua, siamo veramente molto, molto fortunati, molto fortunati, siamo estremamente fortunati, tutti quanti, noi, ognuno di voi siete molto fortunati. Ora, forse avete la possibilità di non è soltanto per la vostra felicità, è per essere una vera felicità, a portare la felicità, perché ricordare di amare tanto, sviluppare la felicità, la grande, grande felicità, per rendere la vita felice e sviluppare felicità. Questa è la cosa migliore. E quindi, ora, questo è lo scopo della vita. Quindi, dopo di questo, i genitori dovrebbero sapere. Per favore, non dimenticatevelo. Magari quando si incontrano i genitori con la meditazione, l'incontro di psicologia, la migliore psicologia, la miglior mente sana, la miglior psicologia. Da una mente sana viene una mente, viene anche un corpo sano. E per quanti altri, se voi danneggiate gli altri, danneggiate voi stessi. E beneficiate gli altri, beneficiate voi stessi. Causare la felicità agli altri, causa felicità a voi. E quindi questo, fate meditazione, la meditazione, o prima di questo, causare il danno agli altri, non soltanto agli esseri umani, ma anche alle formiche, agli insetti, e danneggiare gli altri, quello è danneggiare voi stessi. Questo è danneggiare voi stessi. Questo è danneggiare voi stessi. Causare la felicità agli altri e causare la felicità a voi stessi. Questo è qualcosa che dovete assolutamente sapere e ripetervelo ogni giorno, particolarmente quando vi incontrate. Dovete cercare di pensare a queste cose, ripetere queste cose, come ho detto prima. Quindi per favore traduci questo adesso.
Adesso la parte che non si è sentita ve la dico ora. Allora, Rinpoche ha cominciato dicendo che qua ci sono stati quanti i bimbi delle famiglie buddiste del centro, e quindi darò la trasmissione orale di qualche mantra. Grazie tanto, voi siete tutti quanti miei fratelli e mie sorelle, ok? Noi ci incontriamo adesso come fratelli e sorelle. E ora sto incontrando i miei fratelli e sorelle in questo momento. Siamo veramente molto fortunati. Siamo veramente molto fortunati, molto, molto fortunati. Ognuno di noi, va bene? Molto fortunati. Quindi adesso, quando è importante, voi ottenete una buona educazione e una buona istruzione, educazione, è per aiutare gli altri, per aiutare il mondo, per ogni insetto, ogni essere umano, per aiutarlo, per portare la felicità a tutti quanti. Per cui, per fare questo abbiamo bisogno dell'educazione e istruzione, e per questo abbiamo bisogno di educazione. Per cui voglio ringraziare tutti quanti dal profondo del cuore, perché voi state facendo questo, state andando a scuola, state studiando, e questo va benissimo. Quindi qualsiasi cosa noi impariamo, qualsiasi cosa noi impariamo, non, bisogna ricordarsi che non è soltanto per voi stessi, ma è per, non soltanto per la vostra felicità, ma per ogni essere umano, per ogni insetto, per tutti quanti, per portare felicità e le cause della felicità a tutti quanti. Non dimenticatelo. Quindi dovete pensare, il mio apprendere, la mia educazione, e la mia buona condotta, il mio buon comportamento, una condotta corretta che i genitori insegnano, ciò che rende la vita più felice, più di beneficio, proprio dal profondo del cuore. Dal mio profondo dal profondo cuore, dall'amore, dal vostro cuore, dovete dare amore e compassione a tutti quanti, gli esseri umani, poveri e ricchi, non soltanto ai poveri e gli ammalati, ma a quelli, sia a quelle persone che sono sane, sia alle persone che sono ammalate, le persone che sono povere, e anche le persone che sono ricche, compresi gli insetti, quindi a mandare amore e compassione a tutti quanti, causare la felicità, dimenticatevi, lottare quello che dicono i genitori, e i genitori devono ricordarvi di tanto in tanto, ogni giorno, e cercarvi di ricordarvi dello scopo della vostra educazione. Molte volte non sto parlando di tutti quanti, ma i bambini non sanno queste cose, che lo scopo dello scopo della propria vita, per cui ogni tanto c'è il pericolo che le persone si suicidino, cose del genere. Questo è a causa del fatto che non hanno idea di quale sia lo scopo della vita, e quindi possono non sapere qual è lo scopo della vita, diventa un grandissimo problema, un problema enorme. È la cosa importante, questa è la migliore. Quindi la vita è quella di non danneggiare gli altri esseri viventi, e quello influenza, imparano dai figli a non uccidere animali. Imparano dai figli a non uccidere gli animali. E quindi questa è l'essenza praticamente, è veramente molto molto importante, appunto. Famiglia a casa, non nella scuola, ma nella bella. È molto amorevole, con un bel sorriso amorevole, per lasciare delle impronte positive nella mente, molto gioiose. E quindi c'è una immagine che tutti quanti i bambini possono vedere, e
direttamente al vostro corpo di luce. È come quando si accende la luce in una stanza. Vi do la trasmissione orale di questi mantra. Trasmissione orale. Immaginate che il Buddha adesso manda della luce di amorevole gentilezza a tutti quanti, manda della luce a voi e vi purifica completamente. E quindi ricevete così tutte le qualità di Buddha. Così ricevete tutte le qualità del Buddha, la compassione, la saggezza, tutta la saggezza. Questo c'è un mantra lungo, poi un mantra breve. No? Sono tutti quanti gli esseri senzienti essere liberi, di avere la felicità, avere tutto. Possono tutti quanti gli esseri senzienti la mente, quindi i genitori devono sapere queste cose. Possono tutti quanti gli esseri senzienti avere la felicità. Dovete ricordare che i genitori devono ricordare questo, perché i bambini, anche se non conoscono la parola, non capiscono la parola, rimane comunque un'impronta nella mente. E così, come potete anche cantare questo in inglese, e lo fate come una canzone bella, positiva, e potete anche suonare la chitarra, potete fare in modo che i bambini li imparino come una canzone. Qualcuno sa come cantare queste cose. Poi il verso successivo è: possono tutti gli esseri senzienti essere liberi. E piano cresce, poi si può anche recitare il Giorgio, poi esempio, vedi ancora quanto sia meraviglioso che tutti gli esseri senzienti possano dimorare nell'equanimità, liberi dai pensieri discriminanti, possano loro dimorare nell'equanimità. Quindi questi sono i versi più lunghi, più estesi. Le quattro incommensurabili, io farò in modo che dimorino nell'equanimità. Quindi, successivamente, quando unire quello deve, come insegnato all'inizio, poi successivamente potete insegnare i quattro incommensurabili più estesi e questi più elaborati. E quindi, il primo è l'equanimità incommensurabile. Io spero che l'internet rimanga stabile adesso, perché se si interrompe non mi sentite, perché ci sono dei problemi con l'internet. Poi c'è l'incommensurabile, il desiderio incommensurabile o illimitato dell'equanimità. Poi quello successivo è le preghiere incommensurabili. E poi quello successivo è l'incommensurabile o illimitato attitudine speciale
inconsolabile pensiero speciale. Per favore, Guru Buddha, conferiscimi le benedizioni per essere in grado, dammi le benedizioni per essere in grado di fare questo. L'incommensurabile preghiera. Cioè, ritradurre, ma dice no, viene registrato, quindi dovete, i genitori devono dovrebbero farsi dare la registrazione. Altrimenti ci vuole un sacco di tempo. Scusa, mi sono dimenticato di lasciare lo spazio per tradurre. Quindi ci sono quattro cose. L'ultima dice l'incommensurabile preghiere. La prima è Dupasena, l'incommensurabile desiderio. Ho dimenticato un nome in particolare. Dupasena è incommensurabile desiderio, questo è uno. Poi dopo ho dimenticato il nome di quest'altro. In tibetano si chiama Mollantseme. E l'altro, l'ultimo, che è Langsamtseme. E quello è chiaro. Per cui piano piano potete sviluppare questi. E poi adesso vi do la trasmissione orale del mantra di Tara, il mantra di Tara. Semplicemente do la trasmissione orale per purificare loro, e sto dando queste trasmissioni orali, loro possono imparare questi mantra, questo è il mantra del Buddha della medicina. Ho lasciato fuori la parola. Perché in alcuni testi è così. Arin Chunghiasi in un testo dice in molti testi cioè si dice due volte, per cui io penso anche Guru Shakyamuni Buddha ha detto, io ho sentito, ho visto una volta tayata mone mone ma mone so
E poi un altro Munè, ho sentito così, ho visto in un testo qualche volta. Per cui io penso, è proprio è di una questione di recitare in un modo abbreviato o più elaborato. E poi molto di Maitreya. Penso che l'ultima parte del mantra è la più corretta. Quindi tutti quanti hanno così ricevuto la trasmissione orale. Questo è il mantra della liberazione da samsara. E quel sutra. Quindi una volta, anche se l'ho recitato una volta soltanto, se lo sentite una volta sola, la vostra vita andrà soltanto verso l'illuminazione. Dovete sapere questo. Questo è veramente straordinario. Forse ho aggiunto qualche parola, ho messo qualche problema. C'è ma che pama che io ci che pane un po' me poi nel grondo per tutti quanti.
pregate che i bambini possano crescere con una vita di bodhicitta che sia del maggior beneficio possibile per tutti gli esseri senzienti, per tutti i bambini, per tutti gli esseri senzienti. Per realizzare la vacuità, e per essere guidati sempre dalla Mahasankalpa in tutte le vite, e di incontrare il perfetto Guru Mahayana, l'amico virtuoso, non essere mai separati dal sentiero puro che è ammirato da tutti quanti Buddha. I genitori è molto importante che insegnino la giusta condotta, i giusti comportamenti, di che non danneggino alcun essere senziente, e perché gli siano gentili. Questa è l'educazione più importante per i bambini, per essere gentili con gli insetti e con gli esseri umani, essere gentili e causare felicità, liberarli dalla sofferenza, per liberare gli altri dalla sofferenza. Questo bisogna focalizzare la vita su questo punto, e poi tutte quante le felicità arrivano, tutte quante le cose, tutte le felicità vengono, tutti i desideri verranno soddisfatti in questo modo, tutte le cose positive verranno, arriveranno, comprese le innumerevoli qualità della santo corpo e santa mente del Buddha. Grazie a tutti quanti. Ora c'è un breve